Antonio, come sta nascendo questo Lanciano? Ma questo Lanciano sta nascendo sulle basi che l'ha sempre contraddistinto in questi anni, con l'entusiasmo da parte di tutti, sia del gruppo storico che dei giovani che comunque sono arrivati ora. E quindi niente, da questa base si riparte anche quest'anno. Senti, Roberto D'Aversa nel suo nuovo ruolo di allenatore, insomma, le primissime impressioni, com'è? Che cosa vi ha detto già in questi primi giorni di ritiro? Ma Roberto sta rispecchiando quello che è il suo modo di pensare calcio, sia secondo me che da calciatore lo sta riportando ora nelle vesti, nelle sue canone vesti. E niente, stiamo lavorando molto, anche soprattutto a livello tattico, e niente, dobbiamo cercare di seguirlo e di dargli una mano, visto che comunque è alle sue prime armi. A proposito di miglioramenti, hai detto prima che insomma, vuoi migliorare il rendimento dello scorso anno. Che cos'è che non è andato in particolare, proprio dal punto di vista personale? Ma penso che a livello personale è mancato qualche gol. Penso che due soli gol in un campionato per una punta sono un po' pochi. Quindi a livello personale. Come a livello generale anche le punte hanno segnato poco l'anno scorso, forse anche guardando un po' il gioco che si faceva, magari quest'anno si potrà fare un altro tipo di gioco, non so, sto dicendo per dire. Ma sicuramente ogni allenatore ha le sue caratteristiche, il suo modo di pensare e di applicare calcio. E è chiaro che è un anno diverso e niente. A livello personale, come mi dicevi tu prima, dovrò sicuramente migliorare quello, anche perché sotto altri punti di vista le prestazioni dell'anno scorso ci sono state, secondo me, sono mancati dei gol sicuramente, quindi dovrò migliorare in Ti questo. sei posto un traguardo di reti? Ma sicuramente migliorare lo score mio annuale, quindi andiamo per gli 8 quest'anno, dai.